Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. La sua voce è bella, ma lei lo è ancora di più. Direttamente dallo studio di Contrasto TV, ladies and gentlemen, Miriam Rigione! Penultima puntata di Prime Music, il format musicale del momento. Ragazzi, da quasi 3 mesi che siamo in compagnia insieme il sabato, ma soprattutto oltre a voi, alle spalle c'è una grande, grande, grande squadra. Io voglio ringraziare tutta la... Ciorma! La voce di Marco Gremito, la fotografia di Francesco Esposito, l'aiuto alla regia, il nostro Domenico Attore, vittima anche di tanti tanti giochi nelle scorse puntate di Prime, tutto lo staff tecnico, audio e video, ma soprattutto alla regia, lui Vincenzo Truosolo! Sono, non sono il capitanoncino! E allora quando vi chiamo, lasciate tutto. Ma io dove sto? Scusami, Vincenzo, dove sto se tu sei il capitano? Io sono Peter Pan. Buon 1° maggio a tutti, ragazzi. Oggi è la festa dei lavoratori, ma molti staranno dicendo: abbiamo festeggiato tutto l'anno. Eh sì, non posso proprio darvi torto. Però comunque, in ogni caso, auguri a tutti i lavoratori. Ragazzi, il lavoro nobilita l'uomo, ricordiamocelo. Ogni settimana Prime Music vi ha reso protagonista attraverso le rubriche che ogni settimana chiaramente sono state diverse. Tutte le settimane c'è stato un vincitore, avete vinto gadget, avete vinto dediche. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ma soprattutto vi ringraziamo perché siamo sicuri che parteciperete anche ad oggi. Color, 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 zona gialla. Prime Music vi invita ad hashtag aperitivo con Prime. Siamo ritornati ad una semi-libertà. E quindi oggi è sabato, siamo sicuri che tra poco farete il vostro aperitivo, inviateci le vostre foto così che domani brinderete insieme a noi per l'ultima puntata. E sì, avete capito bene, domani eccezionalmente Prime Music diventa padrone del weekend. Domani, domenica 2 maggio, ultima puntata di Prime Music! Ragazzi, io ho già il magone, ve lo giuro. Vinci, tu non hai il magone. Mi viene... Vince, non va bene questa cosa. Devi essere triste come me, come tutti i nostri utenti social, come lo è mia mamma dietro. No, va bene, sto scherzando, ma veramente siamo tristi. Vi invitiamo comunque a seguire le nostre pagine, a lasciare un segui sui nostri social come avete fatto nelle scorse puntate, per restare sempre comunque aggiornati sui risvolti di Prime, ma soprattutto per scoprire come essere protagonista dell'ultima puntata di Prime Music di domani, e ancora per scoprire il vincitore di hashtag Prime Contest. E sì, ragazzi, tra poco scopriremo quali sono stati i nomi dei 3 talenti che sono entrati alla finalissima. Se vi siete persi le ultime puntate di Prime o avrete nostalgia nei prossimi giorni e quindi vi mancheremo, ragazzi, non vi preoccupate, perché potete rivederci e riascoltarci ogni volta che volete, come andando sul nostro canale YouTube Contrasto TV, e noi saremo sempre lì a portata di un vostro click. Adesso però
È arrivato il momento di vedere il video dell'artista misterioso. Nella scorsa puntata li abbiamo lanciati e sì ragazzi, loro ridono quando dico lanciati, però abbiamo lanciato appunto la loro foto misteriosa. Ragazzi, abbiamo fatto poker. E sì, perché sono quattro, sono incredibilmente belli e incredibilmente sexy. Ascoltiamo la loro voce. Siamo belli, ecco, proprio una cosa più che siamo belli, io di più. Che quando ci incontriamo per lavorare, per provare, per scrivere o per insomma buttare giù nuove idee, siamo talmente belli che siamo distratti dalle nostre bellezze e quindi ci ammiriamo fra di noi. Alla fine finiamo per non lavorare. A volte non faccio l'aperitivo. Odio guidare e un amico che è peggio di me. Si colora di musica. E sì ragazzi, perché fondamentale è la musica appunto di Prime. Questo sabato la nostra classifica è molto scoppiettante. E sì, perché oggi vogliamo divertirci, vogliamo scatenarci e vogliamo ballare insieme a voi. Alla decima posizione abbiamo... Ragazzi, vi prego, non ci posso pensare che domani è l'ultima puntata. Come farò io senza di voi? Senza questo sabato così esplosivo, così musicale, così bello come la nona come la nona posizione. Non so se ti ricordi di quanto ci ho messo per dirti che non mangio le pesche. Non so se ti ricordi che ho pianto soltanto per te in certe serate pessime. Ti giuro che inizieremo a mangiarne tante, ragazzi. All'ottava posizione c'è quello che sarà sicuramente stasera una notte stellare. Lontana da me, lontana da chi ti voleva dare tutto l'amore che può colmare qualsiasi male o vuoto interiore che era nascosto dentro di te. Ora che sei partita non mi sembra una bella giornata, la tristezza mi sembra infinita, anche quando pioveva con te mi sembrava lo stesso una notte stellata. L'ultima volta che lo vedo, che vedo la sua faccia, che vedo la sua imitazione, che ascolto la sua musica, ma soprattutto ragazzi, è l'ultima volta che lui dirà sigla minimalista. Grazie Miriam della linea, un cordiale saluto a te e dei nostri web ascoltatori che ci stanno seguendo in diretta. Iniziamo subito dopo la sigla. Per dirti t'amo, amo te. Oggi è 1° maggio, ditemi la verità, quanto ci manca il concertone del 1° maggio? Per questo ho fatto operazione nostalgia ed ho preso dall'armadio la maglietta rossa d'ordinanza e facciamo finta che siamo a un concertone del 1° maggio. La notizia del giorno è un'altra ed è quella che in Friuli Venezia Giulia finalmente arrivò la zona arancione e riaprirono i saloni dei barbieri. Alleluia, alleluia. Ed è proprio ai barbieri che dedichiamo. E non possiamo non aprire la nostra lista minima di canzoni per affrontare l'argomento di questa settimana, non guardando il guaio che mi hanno combinato in testa, e iniziare appunto con
playback. Immaginate la scena, io che mi nascondo questi capelli sotto un cappellone da cowboy e me ne vado in giro con un radione della Sharp sulla spalla per le strade di New York, cantando che ho un taglio di capelli da diavolo nella mia mente. Al quarto posto della nostra top 5 mettiamo Nina Simone nella sua bellissima quanto tristissima Black is the color of my true love's hair. Una emozionante dichiarazione d'amore e un brano da brividi sulla pelle. Ascoltiamolo. The purest eyes and the strongest hands. I love the ground. Torniamo alla nostra lista e al terzo posto ci occupiamo di Bruno Rissassi ad una storia da dimenticare. Una chitarra allegra ed un testo triste ci regalano questi tre capelli sul comò da portare a una zingara e una strega perché ne facciano una droga. Ora che cosa ne farò dei tuoi capelli d'oro volati sul comò? Forse li porterò ad una zingara, alla strega, perché ne facciano la droga. Al secondo posto, piazza d'onore per Giorgio Gaber e quei capelli spettinati. Anche per lui una storia finita male, ma non l'affronta con la droga, bensì affidandosi ai ricordi, e alla fine lei torna da lui finalmente con lui. Du-du-da, du-du-da. Quella testa di capelli spettinati, disordinati come sei tu, ma oggi tornando a casa quel disegno non c'era più. E siamo quasi in chiusura di questo lungo collegamento in diretta per scoprire la prima posizione. Quando si parla di capelli e musica non possiamo non canticchiare il tormentone "Io vivo sempre insieme ai miei capelli". E al primo posto della nostra top 5, direttamente dagli anni 90, abbiamo Niccolò Fabi e la sua Capelli. Oh, vivo sempre insieme ai miei capelli. Oh, io vivo sempre insieme ai miei capelli. Oh, io vivo sempre insieme ai miei capelli. E vi ricordo che è possibile ascoltare le canzoni che abbiamo preso a prestito per questa e per tutte le top 5 andando su Spotify e cercando la playlist minimalista 2021, tutto minuscolo, tutto attaccato. Per stasera è davvero tutto ed approfitto del mezzo per fare TV di servizio e dire Carmine perdonali perché non sanno quello che fanno. Bene, ti ripasso la linea Miriam, aspetto te e i nostri web ascoltatori domani, più o meno alla stessa ora. Ciao! Direttore, credo che mi mancherà terribilmente, mi mancherà tanto questa sua vena filosofica, questa vena un po' nostalgica, malinconica. Ormai ci siamo vissuti in musica in questi ultimi tre mesi. Ma direttore, ci pensa, abbiamo iniziato a febbraio e stiamo inaugurando marzo. Marzo. Siamo... la regia mi correggono, ragazzi, non mi sono drogata tutta nature, volevo dire maggio.
continuiamo appunto con la nostra super classifica. Alla settima posizione abbiamo Raffaele, il beniamino di Arisa. Ascoltiamolo insieme. Recitare più perché mi faccio io da parte e corro. Alla sesta posizione con Franco Ricciardi. Insieme ascoltiamo Ossai. Sai che vado, penso ancora a te. Nasci in vogna, tu non può vedere. Ma già nascondere vanno a chi. Tutte sti cose non ne può capire. E se tu da riguarda ancora me, quando fa fritta sta. Quinta posizione con Rice. I'm gonna grit my teeth and bear the pain. Gonna climb this mountain once again. I rise, I rise. Dei lavoratori, vedete Contrasto TV, ragazzi, andate a seguire le nostre pagine, cliccateci. E niente, dicevo, abbiamo lavorato duramente, ma abbiamo lavorato soprattutto tantissimo per mettere in luce loro, che sono dei talenti. Erano tantissimi, quasi 20, pensate, anzi ci dispiace ancora per tutti gli altri talenti che non sono riusciti ad entrare in gara, ma chissà, ragazzi, magari alla prossima edizione, attenzione, mi sbilancio! Chissà, vediamo. Intanto però scopriamo i nomi dei 3 talenti, dei 5 che sono andati direttamente in finale. Lui, Marco Serra, Sirio, Giuseppe Angelino. Ragazzi, in bocca al lupo perché siete ufficialmente in finale. Ragazzi, è il saggio, scusatemi, lo dovevo fare, lo dovevo a me stesso. Allora, domani ci sarà la finale, ragazzi, e sì, perché giovedì si è conclusa ufficialmente l'ultima battle di hashtag Prime Contest. Ma domani vedremo chi sono gli ultimi 10, ma soprattutto scopriremo finalmente chi è il vincitore e quali altri premi si nascondono dietro questo incredibile e divertentissimo, ma soprattutto emozionantissimo contest. Nelle scorse 2 puntate ci siamo dedicati ai ragazzi che erano ancora in ballottaggio per la finale. Adesso però che abbiamo scoperto i nomi degli ultimi 3 talenti che sono rientrati in gara per l'ultima puntata di domani, vediamo insieme i nomi ufficiali dei 10 talenti per la finale. Fabrizio Clementi, Midori, Ciro Marra, Piso, Lorena, Delia, Marco Serra, Sirio, Giuseppe Angelino, Carmela Pedata. Questi sono ufficialmente i nomi dei 10 finalisti. Ragazzi, tra questi 10 c'è il vincitore. Chi è che andrà al soggiorno all'Hotel Assisium Antica Dimora lo scopriremo domani. Ci teniamo a sottolineare però che tra questi 10 finalisti erano presenti Mauro Tummolo e Valerio Russo.
che per ovvi motivi personali non sono potuti essere presenti appunto all'ultima battle, per cui essendo che voi avete lasciato tanti cuoricini sulla vostra canzone preferita, di seguito col punteggio più alto c'era appunto Carmela Pedata e Johnny Tarallo. Ragazzi, che cosa dire, tanti in bocca al lupo e forza che vinca il migliore. È il momento di continuare la nostra Prime classifica, ma prima di farlo rivediamo insieme il video dei nostri sexy boys. Siamo belli, ecco, proprio una cosa più che siamo belli, io di più. Che quando ci incontriamo per lavorare, per provare, per scrivere o per insomma buttare giù nuove idee, siamo talmente belli che siamo distratti dalle nostre bellezze e quindi ci ammiriamo fra di noi e alla fine finiamo per non lavorare. A volte non faccio l'aperitivo. Odio guidare e un amico che è peggio di me. Quarta posizione abbiamo lui, ragazzi, uno che ha la testa un po' simile alla mia, mi piace tantissimo, sto parlando di Caparezza con La Scelta. E sono contento della scelta che ho fatto, nemmeno un rimorso, nemmeno un rimpianto. Alla terza con Fantasmi, Joelier e Marrakesh. Si sente aria di scherzi molto crudeli. Alla seconda posizione Vincenzo, accidenti a te proprio, guarda, accidenti a te. Ma guardati, vai avanti all'infinito, le tue scuse sai com'è, le conosco a menadito, metti in bocca frasi che non ho mai neanche tossito, non mi chiedere perché, ho anche perso l'appetito, no. Ma quanto ci piace questa classifica, ragazzi, ci piace proprio tanto, sì. Abbiamo detto shoshu, Covid, shoshu. Ragazzi, ma quante cose abbiamo fatto in queste 9 puntate, perché oggi è la 9ª puntata di Prime, ma quante cose abbiamo vissuto insieme, guardate, io proprio ci penso, ma magari le riviviamo insieme domani, sono certa che viva. Adesso però è arrivato il momento di scoprire, e dico di scoprire ragazzi, chi sono i sexy boys che si nascondono dietro la grafica. Buonasera. Ragazzi, grazie per aver accettato l'invito. Voi siete 4, vi vediamo solo in 2 perché Ciro e Cristiano stanno lavorando, quindi non sono potuti essere con noi in collegamento, anche se ci hanno mandato un video saluto. E poi lo vediamo dopo. Però innanzi vi ringrazio perché ci siete tutti e due, quindi è come se ci steste tutti e 4. Benvenuti, buon sabato, sexy buon e super sabato. Belli, ragazzi. Ma tu che stai dicendo alla Jay, al pubblico? E da qualche giorno, diciamo, sono belli, sono sexy, sono incredibilmente macio. Abbiamo Rosario Minervini e Salvatore Catanese. Non ne capito, danna che devi fare. No. Chi sei qua, tu? Quanto sono due? Hai venduto
fandonie non finite. Ma non è vero, ragazzi. Non è vero, ragazzi. Voi Atomy Bros, ma come nasce questo nome, questa web serie che ha spopolato su internet dall'agosto scorso? Noi intanto stiamo anche vedendo qualche immagine, qualche scena, ma come nasce Atomy Bros, ragazzi? Perché voi prima di unirvi siete dei talenti, anche voi avete un curriculum, una storia alle spalle, lavori, e poi vi siete uniti per questa avventura, amici non solo fuori dalle scene ma anche in scena, avete condiviso insieme tantissime cose. Ma come nasce Atomy Bros e soprattutto chi sono gli Atomy Bros? Come nasce? Per esigenze, come ogni cosa, per esigenze, perché la pandemia ci aveva bloccati. Uh-huh. E ci siamo inventati questo progetto, questa idea, questa serie web, e da là poi è nato il gruppo. Abbiamo scelto questo nome, Rosa, puoi dirlo tu perché il nome, cioè dividiamoci le cose. Ma era nostro modo di dire, no? Frata, e poi è uscito Atom, che era anche, appunto, che rappresenta anche l'unione. Perché noi diciamo che Atomy Bros, questa web serie, è la storia di quattro amici che praticamente restano... Il nome della serie è Quofana. Quofana, il gruppo si chiama Atomy Bros, ma praticamente è la storia di quattro amici che praticamente sono accomunati da questa cosa che trovano in questo cofano della macchina e si ritrovano a vivere un po' di disavventure anche lontano da casa. Ma com'è stato girare, ragazzi, in un periodo così particolare? Quasi come se nulla fosse. Ma inizialmente fu abbastanza normale, ma all'inizio, poi andando avanti la cosa cominciava a diventare di nuovo pesante, fino ad arrivare all'ultima puntata. L'abbiamo registrata dopo mesi e mesi, perché poi diventammo di nuovo zona rossa, e infatti riuscimmo a registrare soltanto una scena, quella che vede protagonisti Gigi e Rossi. Il continuo, cioè l'ante e il continuo, l'abbiamo registrato mesi e mesi dopo. Abbiamo dovuto cambiare tutta la sceneggiatura perché era previsto tutto un altro fatto, per chiudere appunto almeno la prima parte della di Bufana. Sarà stato qualche brutto ceffo, ce ne sono a bizzeffe da queste parti, bisognerebbe chiamare lo sceriffo. Chiamagli a mo. Già. Sono certo che Bob saprebbe darci una mano. Chi è Bob? Lo sceriffo della contea. Sceriffo, vieni da pigliacchi se saranno i numeri. Andiamo anche in mutila. Bob è lo sceriffo della contea, siamo d'accordo. Ma tu chi sei? Questo chi è? Non buttiamo tenere la gente che non conosciamo a priessa. Io sono Billy. Lui è Billy. Vieni come Billy. Ma ha battezzato Billy? No, ti pare che amore proprio tu battezzato Billy. Perché mio cugino non è battezzato Tanio. Come hai battezzato? Tanio. Tuo cugino è battezzato Tanio? Ma chi l'ha battezzata? Un breve da battezzata a cugino? Da... Sì. Ma quando? Ma... Battesimo, cresima, comunione, Tanio. Matrimonio. Tanio. Ma come fai? No, ma è magrina. Che se n'era battezzato non si poteva fare sramà. E se n'era sramà non si poteva sposare. Mi dacci chi si è battezzato, mi dacci chi è il suo curriculum ecclesiastico e cugino? Ecclesiastico. Ecclesiastico. È strana la famiglia chi sei, però. È vera la mamma come sta? Pure. La sora. Pure è strana. Un padre più strano. E io? Chi si lo mostra la famiglia. Ma mi ricordo. E sto scendendo una bollina. E stai male, qua c'era me. Via. Dove? Ehi, non preoccupatevi. Conosco io un posto sicuro dove andare. Ma chi sta chi è? Io sono Billy, cazzo. Ricordiamo che insieme a voi appunto ci sono gli altri due sex symbol, Ciro Esposito e Cristiano Di Maio, ragazzi. Poi ogni puntata ci sono degli ospiti, appunto, quindi andatelo a vedere, ragazzi, se non l'avete visto andatelo a seguire, perché smorre rasato, questo lo devo dire. Grazie. No, ragazzi, ma io volevo dire una cosa, no, Rosario, tu, noi siamo amici nella vita, abbiamo lavorato insieme, no, tutti e quattro, però fondamentalmente siamo amici, tanto amici. E tu sei un ipocondriaco, Rosa, ma come stai vivendo ancora questa zona gialla, zona rossa, zona verde, color? No, la vivo non in maniera maniacale, però sto molto attento. No, quindi sei zona rossa. Rosa, no, però aspetta, Rosa, non è vero, perché noi ci sentivamo durante la pandemia, piena pandemia, sì. Tu hai anche iniziato a suonare la chitarra da solo a casa, pur di non uscire nemmeno fuori al balcone. Rossa mi trova a casa sicuramente. Quanto il primo lockdown, cioè quello che a Napoli si è fatto veramente, no, come gli altri, sì, delle farse,
lui non è sceso neanche a fare la spesa. No, lui non usciva nemmeno fuori al balcone. Io mi ricordo perché ne parlavamo sul telefono in chat. Cioè, Rosa, no, Miriam, mi non riesco manco per un balcone. Però poi dopo, no, un po' di cioè, pensa, no, pensa, così. Sasi, che lui mandava i genitori, cioè, no, asci tu, io non esco. Sì. Cioè, capito? Però tutto il contrario. Asci tu, io non esco. Si devi, c'è più di morire. Così funziona, così. È una mentalità, cosa, è un fenomeno, gli nervini, chi lo vede a teatro o nelle serie, pensa che è un personaggio. Che lui, e invece lui è così, è così nella vita, cioè, è così nella vita. Penso, anche penso. Zitto sangue. Ti posso dire questo? Stamattina stavamo facendo delle foto. Sì. E stavamo in equilibrio sul muretto. Cioè, pare che sia un coppa di grattacielo. Per lui, lui stava su, capito, su un palazzo di 30 piani. Piano, voglio giocare. Cioè, com'è il bilanciamento tra tutti e quattro? E qual è la personalità di uno o dell'altro? Quello che più vi colpisce dell'altro? Quello che proprio non sopportate? Non so, possiamo sapere questa cosa? Innanzitutto bisogna dire, come dici tu, che siamo quattro e siamo diversissimi tra noi. Sì. Anche come formazione artistica poi. Quindi non è che abbiamo fatto gli stessi studi, ci siamo trovati completamente diversi tra noi, però c'è qualcosa che non si spiega, fatto, come la chimica, un no? Un fatto, come diciamo noi, un fatto. Esatto, che ci unisce. Per cui ci siamo subito trovati bene. Ovviamente ognuno di noi ha dei difetti, quindi ci sono delle cose, per esempio Cristiano, lo possiamo dire ritardatario Cristiano. E infatti adesso sta scrivendo qualcosa, vediamo che dice, aspetta. Ci vuole un po' di tempo, il mio computer è pieno di cose, capito? Cioè, ah. Ho dovuto riavviare, quindi, insomma. Ma cosa devo fare? Ah, ok. E qua non c'ho l'account, devo registrarmi. Ah, ok. Allora, ha detto, ma dico una cosa su Zoom, non si poteva fare. Ma non so, perché abbiamo il collegamento con Zoom. Chiediamo alla regia e così magari vediamo. Non riusciamo a collegarci. Vabbè, magari ci facciamo fare un saluto. Quindi, ad esempio, Cristiano è ritardatario. Un po'. E tu Rosario, invece, arrivi in anticipo, arrivi in ritardo, arrivi puntuale. No, io normale. Tu arrivi normale. ragazzi, ma quanto ci mancano le nostre serate karaoke? Quella è una cosa che ci ha fatto scoprire Cristiano. Ah, fatemi sapere, perché io mi sono inserita dopo in questo fatto. Ma sì. Con voi come avete iniziato a fare queste serate karaoke? Cristiano, dopo la terza replica di Alienati, prenotò lui questo posto e io ho detto karaoke, una cosa che mi sa proprio. Invece ho riscoperto un mondo che mi manca tantissimo. La vostra prossima chicca? Allora, abbiamo avuto questa bella notizia che si apriranno quantomeno per gli spettacoli all'aperto, no? Mm-hmm. E quindi in estate ci dovrebbero essere delle... A noi ci hanno chiesto disponibilità, insomma, per delle date. Quindi noi ci siamo messi sotto e abbiamo scritto questo nuovo spettacolo. Una commedia che fa ridere, fa tanto ridere, però c'ha un velo di amarezza molto molto grande. Cioè, se già partiamo dal fatto che sono quattro persone che completamente diverse tra loro, che si incontrano una notte sul tetto di un palazzo per commettere l'insano gesto. Ah, quindi c'ha una premessa drammatica. Fortemente drammatica. Una tragedia, quindi, che poi è come nasce la commedia fondamentalmente. Più tragico è l'argomento, più si scaturisce la comicità. E siamo tre aspiranti suicidi completamente diversi, poi raggiunti da un quarto elemento, che poi capiremo chi è.
e si chiama Tutti giù per terra lo spettacolo. Ah, bene, quindi il titolo dice già tutto. Vediamo magari la locandina in sovraimpressione, se riusciamo ad averla dalla regia. Da bocca in stuvizia. Casino bello, una locandina. Tutto, ragazzi, di voi so tutto, però. Manda passare il pulizio. Tu sei una bugiata romantica, bugiata romantica. Ma buffe balla rama di nasero e ne bugiata romantica, bugiata romantica. E vai giurando pure casi pazze me. Si una buconizione, questo cuore la maledizione. Tenga sensazione, che stasera mi fa indossare. Comunque io vi ringrazio di cuore, dal profondo del cuore, per essere stati con noi questo sabato. Vi ringrazio veramente e vi voglio bene, ma di un bene che non se lo spiega. Ma pure noi a te, Miriam, speriamo di vederci presto da vicino. Non mi sembra che bello avere quel sorriso solare, il sole. Tra l'altro Rossi, gli ultimi due capodanni li abbiamo passati insieme, eh? Sasa, tu non c'eri. C'era. Io e Rosario a stappare la bottiglia insieme su WhatsApp, cioè. E allora anche questo, ragazzi, brano su, dal vivo. Dal vivo, insieme. Un grandissimo veglione. Poi se casomai, corna facendo, siamo ancora in questa situazione, facciamo un bel veglione web. Una bella grande diretta, tutti quanti. Ecco qua, dalla regia mi parte il trenino di Capodanno. Vai Ross, fammi vedere, fai il trenino. Con la sedia. Ma io vi voglio bene, grazie. Grazie assai, grazie. Viva l'arte, viva il teatro, viva tutto, viva Atomi Bros, Salvatore Catanese, Rosario Minervini, Ciro Esposito e Cristiano Di Maio. Vi voglio bene, ciao, aiù. Ciao. Ciao ragazzi, scusate la mia assenza, ma sono impegnato in alcune fasi salienti dello spettacolo che sto costruendo. Ma non voglio anticipare nulla. E che dire, sono raffreddatissimo, meglio, sono in piena esplosione allergica, quindi potrei starnutire da un momento all'altro. Quindi abbiate un po' di clemenza se mi vedete con gli occhi lucidi, perché sì, sono commosso, ma soprattutto sono allergico. E quindi vi mando un saluto, un abbraccio forte. Ciao Miriam, bravissima, grande artista, bellissima, eccetera, eccetera, ce la sappiamo. E niente, saluto tutti i miei amici Atomi che sono stati presenti nel programma di Miriam, cioè Rosario e Salvatore, mentre Ciro poi anche noi, insomma, so che darà un contributo, però non voglio anticipare nulla, e come dicevo, sono momenti molto, molto delicati questi, perché sto lavorando, quindi perdonatemi, ma devo tornare a concentrarmi. Scusate. Io non so esattamente cosa combineranno nella tua puntata i miei colleghi, però ci tenevo a mandarti questo video messaggio per far presente che la parte bella di questo gruppo, insomma, è rimasta a casa. Mi dispiace non essere dei vostri, ma ci tenevo comunque a salutarvi. Un bacio grandissimo. Ciao. Ringraziamo i nostri Atomi Bros. Ragazzi, ve l'avevo detto che erano sexy, ma soprattutto che sono molto 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 simpatici, i miei amici Atomi Bros. Ragazzi, grazie ancora per essere stati qui con noi questo sabato di Prime Music. No ragazzi, mi sono un attimo incantata, no? Perché stavo pensando che questa puntata sta per volgere al termine. Io non ci posso credere a questa cosa.
non fosse per sta moda che ha fatto prigioniere a spezzarsi. Non so perché sto ballando sempre così oggi. La marcia è marcia. Non so perché sto facendo questa cosa oggi. Mi vedo già nelle GIF. E niente ragazzi, questa puntata di Prime Music sta per volgere al termine, ma noi non andiamo via senza aver ascoltato la nostra Prime. Fuori di testa, mi gira tutto un po' come un CD. Sono a una festa ma non so di chi. Mi ero un po' perso tra i pensieri ed un goccio di G. Ma che ci faccio vado qui? Fuori di testa. Se perdo ancora ciò che non tocca. E se mi dici che va tutto ok, non so proprio come scappare per un attimo. Su questa musica ragazzi, sulla nostra Prime, che non è vero, non c'è più, ringraziamo tutti coloro che sono stati protagonisti nella puntata di questo primo maggio di Prime Music. Vi diamo appuntamento a domani, domenica 2 maggio, per l'ultima incredibile, esilarante puntata di Prime Music. Fate presto perché che arriva tardi lo sbrano. Avanti che metta. Non mi serve. Benvenuti alla penultima puntata di Prime Music, il format musicale del momento. Que la vida es una canción, porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel.